rovine di città e di castelli vi si trovavano sottosopra, con grandi tesori. Chiede in proposito e viene a sapere che sono i trattati e quelle congiure che sembra così difficile tenere nascoste. Vide serpenti con facce di fanciulle che rappresentavano l'attività dei falsari, monetieri e dei ladri. Poi vide bottiglie rotte di vario genere e di più sorti che rappresentavano i servizi dei miseri cortigiani, allontanati quando non servono più come bottiglie buttate. Vede una grande quantità di minestre versate e chiede alla sua guida, al suo dottor, di che si tratti, chi importe. «Sono le elemosine», risponde, «lasciate che si lassa in testamento dai morenti e che gli eredi non fanno». Arriva a un grande monte coperto di vari fiori, che prima aveva un buon odore, ma ora puzzava, putia molto. Questo era il dono, se è lecito dirlo, che fece Costantino a Papa Silvestro. Vide una grande abbondanza di frasche con vischio, panie, che erano donne, la vostra bellezza. Ci vorrà molto tempo, se narro, in verso ordisco, diffusamente tutto quello che gli fu qui mostrato. Non finirei nemmeno dopo 2000 anni. Vi sono raccolte tutte le cose che ci capitano, le occurrenze nostre. Solo la pazzia non c'è, né poca né molta, perché è tutta sulla terra e da lì non si muove mai. Qui si converse, rivolse la sua attenzione ad alcuni suoi giorni e cose che lui stesso un tempo già aveva perduto. Se non vi fosse stato chi gli dava spiegazioni, interprete, cioè San Giovanni, non avrebbe compreso la trasformazione della loro forma, non ne avrebbe riconosciuto le forme diverse. Poi giunse a quella cosa che a noi pare di avere, e per riaverla nessuno mai rivolge preghiere a Dio. Parlo del senno, e qui ve n'era un monte che da solo era molto più abbondante di tutte le cose elencate, conte. Il senno era come un liquido leggero e gassoso, facile a evaporare, atto a esalar, se non lo si tiene ben chiuso, e lo si vedeva raccolto in varie ampolle, quale più, quale meno, capace, pronte per quell'uso. La più grande di tutte era quella nella quale era stato travasato il senno del folle Orlando, signore del castello di Anglante, e fu riconosciuta in mezzo alle altre perché, quando, vi era scritto senno d'Orlando. E ugualmente anche, anco, tutte le altre ampolle portavano scritto il nome della persona al quale il senno era appartenuto. Del proprio ne vide una buona parte Astolfo, il duca Franco, ma lo fecero fenno meravigliar di più i molti ai quali egli pensava che non dovesse mancare, manco averne, neppure una minima quantità, dramma, di senno, e che invece qui dimostravano chiaramente, denno chiara notizia, di possederne ben poco, perché in quel luogo vi era molto del senno di queste persone. Alcuni lo perdono in amore, altri per l'onore, altri ancora nel cercare ricchezze navigando per i mari, altri confidando nel favore dei potenti, nelle speranze dei signori, altri dietro alle arti magiche, magiche sciocchezze, altri nelle pietre preziose, altri nelle opere dei pittori ed altri in altre cose che apprezzano più di tutto. Ve n'era raccolto di filosofi, sofisti, di astrologi e molto anche di poeti. Astolfo prese, tolse, il proprio senno, glielo concesse San Giovanni, la sua guida. L'ampolla in cui si trovava il senno si mise sotto il naso e pare che esso tornò al proprio posto, il cervello,
e Turpino rivela che da qui in poi Astolfo visse per molto tempo in saggezza, ma in seguito commise un errore che gli sottrasse il cervello un'altra volta. Astolfo tolle l'ampolla più grande e più piena, dove si trovava il senno che di solito rendeva saggio il conte Orlando. E non è leggera, come pensava, quando era ancora ammucchiata.